Se a Ortona indigesta resta l'incredibile retrocessione che ha suscitato tanti punti interrogativi, a Pineto bisogna mandar giù un boccone amarissimo che guasta la Pasqua. Dopo un primo set di altra categoria, il KO progressivo contro un Grottazzolina senza grandi motivazioni fa scivolare i ragazzi di Bertoli dal secondo al quarto posto a danno della griglia playoff che inizierà in casa il 20 aprile con gara 1 contro il Porto Maggiore. In A2 femminile l'Altino capitola pesantemente, ma altrettanto immeritatamente. Sia sufficiente sbirciare i parziali che parlano da soli. Peccato. In B maschile l'Alba non è fortunata e perde al tiebreak con il coriaceo Osimo, pur meritando altra sorte. A senso unico come da copione il successo della capolista Napoli a Paglieta. In B1 femminile, una teatina ancora rabberciata vince e rimonta ed entusiasma solo nel secondo set sul parquet di Trevi, affievolito ulteriormente le speranze salvezza per le neroverdi. In B2 il derby tra Teramo e D'Annunziana è senza storia, parziali compresi. La Cetias Montesilvano parte nelle immagini alla grande contro il fortissimo Corridonia, ma dopo un discreto secondo set perso a 20 cede allo strapotere marchigiano, anche per assenze pesanti come quella della Falone. A riposo il Gada Pescara 3.